Ciao a tutti e benvenuti sul canale, siete pronti? La Riot ha parlato della Pre-Season 22, Pre-Season 2022, e ci ha detto cosa faranno. Ovviamente i nuovi draghi per la giungla, che sono un'aggiunta per me graditissima. Hanno parlato anche di nuovi oggetti, sia mitici che leggendari, e di bilanciamento alle rune. Quindi insomma c'è abbastanza roba di cui parlare. Allora iniziamo appunto dalla prima considerazione, cioè il bilanciamento dei nuovi campioni. Secondo loro i nuovi campioni sono abbastanza bilanciati, dicevano in questa prima parte della news. E vabbè, diciamo che sono abbastanza bilanciati, tranne Mundo hanno detto, e che i loro kit non sono mai esagerati, insomma. Da vedere, però effettivamente gli ultimi campioni che hanno rilasciato secondo me non sono mai stati overpowered, a parte appunto Mondo all'inizio. Poi ovviamente vabbè, dicono che sono anche molto contenti del fatto che ci sono tante classi diverse di campioni e vogliono continuare a mantenere questa diversità, e secondo me ci sta alla grande. E adesso parliamo dei cambiamenti ciccioni, ovvero degli oggetti. Iniziamo dagli oggetti. Aggiungeranno due mitici, e questa cosa la dice in, più o meno in questo momento qua. Aggiungeranno due mitici, uno che sarà per i supporti tank, e funzionerà così, è una figata secondo me, è veramente una bomba, tanto che penso che lo prenderanno anche altri tank. Quando immobilizzi un nemico, tutti i nemici vicini prendono danni aumentati dal tuo team. Quindi tu ne immobilizzi uno, tutti i nemici vicini prendono danni aumentati da tutto il tuo team, il che è una figata secondo me, veramente fantastico per i supporti tank. E poi un altro oggetto mitico per i maghi, che riduce il danno per qualche secondo dopo che veniamo colpiti. E questo è un oggetto che hanno pensato per i maghi che hanno tanto range, tipo Xerath, Vel'Koz, ma anche Vex, come vediamo adesso a schermo, perché quelli spesso vengono dai vati e non hanno modo di difendersi se non, muoio. E quindi secondo me anche questo è un buon oggetto. Oltretutto aggiungeranno anche dei nuovi leggendari. Un nuovo leggendario per gli assassini che ti riduce il cooldown della R, della Ultimate, quando fai una kill. Quindi ti dà un piccolo reset della ulti, non credo che sia esagerato. E poi uno per i tank, come vediamo qua, che invece ti dà salute bonus basata sul mana totale. E in più ce ne sarà un altro per i maghi, che ottengono penetrazione magica aggiuntiva sui nemici che hanno ricevuto uno scudo da poco. Come avete visto a schermo, Syndra ha ucciso Karma dopo che Karma si è presa lo scudo, perché ha preso della penetrazione magica aggiuntiva. E va bene. Quindi insomma, nuovi oggetti secondo me molto interessanti, quello per tank e per gli assassini, scusate, per i maghi specialmente, i nuovi mitici insomma. E adesso parliamo un po' delle rune. Allora, per le rune loro hanno pensato ad un rework di potenziamento glaciale e di tempo letale, e va bene. In più hanno cambiato anche come funzionano i bottini, e questa è una roba fighissima secondo me, perché dà un sacco di possibilità, dà tanta importanza al gioco di squadra. Sentite, i bottini degli obiettivi scalano con lo svantaggio che avete, cioè un obiettivo vi dà tanti più soldi quanto più siete in svantaggio, e quindi l'obiettivo, il prendere gli obiettivi, diventa molto più importante per tornare in partita, e quindi le partite non saranno più delle stompate dirette come adesso. Certo, dicono loro, se il team è più forte, il team è più forte, però c'è un modo di tornare in partita, che è quello di prendere obiettivi. Il gold degli obiettivi vengono divisi, prima di passare ai draghi, vengono divisi fra tutta la squadra, a prescindere da chi sta prendendo l'obiettivo, il che è ottimo secondo me. E oltretutto, vabbè, gli obiettivi sono torri, draghi, baron, eccetera, eccetera. Questo veramente dà tanto spazio al gioco di squadra e tanta più importanza al gioco di squadra, e questa cosa mi piace un sacco. Inoltre, dà anche la possibilità di tornare in partita. In questa season 2021 era un macello, perché comunque tu molto spesso giocavi e o stompavi o venivi stompato, non c'erano le vie di mezzo. Così delle vie di mezzo secondo me potrebbero venir raggiunte. E gli obiettivi saranno ancora più interessanti, perché ci saranno due nuovi draghi.
E adesso ve ne parlo. Allora, loro sono ovviamente molto contenti con il sistema dell'Elemental Rift, no? Quindi la mappa che cambia a seconda di quale drago è presente. Faccio stop perché adesso arriva il primo drago. Quale drago è presente sulla mappa? Hanno voluto aggiungere due nuovi draghi. Il primo è il drago Hextech, che è questo qua ed è una figata. E ti dà Ability Haste quando lo uccidi. E velocità d'attacco. In più, l'anima, quando prendi l'anima, ti dà una catena di rallentamenti, cioè funziona un po' come la passiva della Static, che quando tu attacchi, no, c'hai una catena di fulmini che fanno danno a tutti i nemici. Più o meno così, ma con un rallentamento. Questa cosa è fenomenale. In più, come vedete adesso, questo ovviamente per l'anima, la catena di rallentamenti. Quando invece il drago Hextech prende spazio sulla mappa, insomma diventa il drago elementale della mappa, crea dei portali di teletrasporto come quelli che vedete qua. Dei portali che vi consentono di teletrasportarvi attraverso la mappa. Ragazzo, drago è una figata. Io non so quanto sarà bilanciato, quanto cambierà il gameplay della mappa di League of Legends, ma è veramente molto molto bella l'idea. È strapotente, però è veramente tanto potente sto drago. E credo che loro vogliano effettivamente dare più importanza, sempre più importanza agli obiettivi, far diventare League of Legends sempre più un gioco in cui il giocare insieme diventa importante. E questa cosa è positiva se si riesce a trovare un team non di animali che non fanno altro che urlare e sbraitare. Secondo drago, il drago Chemtech, che ci dà danni aumentati a tutto il team quando abbiamo HP bassi. Quindi se lo uccidiamo, danni aumentati con HP bassi. Invece l'anima di questo drago ci dà una roba fighissima, ovvero una ulti di Sion per tutti. Vedete Ashe? Ashe resuscita per un po' di tempo. E quindi l'anima, prendere l'anima del Chemtech ci dà la possibilità di avere una ulti di Sion, e questa è una roba fighissima. Poi, quando la mappa diventa la mappa del drago di Chemtech, la cosa che succede è che si creano delle zone di camouflage, come queste qua che vedete, in cui praticamente siete non proprio invisibili, ma nascosti dalla visione nemica, il che è fighissimo. Tutti questi cambiamenti, secondo me, danno luogo a nuove strategie. Ci sarà modo di strategizzare proprio come team per come vincere la partita, e danno anche spazio a team play, il gioco di squadra, che è una cosa che secondo me è molto molto figa. Inoltre, tutti questi cambiamenti vanno ad incidere su la durata delle partite, sì, va bene, ma specialmente sul fatto che le partite saranno un po' più equilibrate. Sarà più difficile stompare perché ci sarà quel sistema di bottini, quei draghi che sono comunque un po' più rilevanti. Il drago Chemtech e il drago Hextech sono palesemente più potenti dei draghi che ci sono ora, e quindi ci saranno più modi per tornare in partita. Quello di cui sta parlando adesso invece sono il sistema di sfide, un nuovo sistema che praticamente aggiunge delle icone alla nostra, vedete qua, aggiunge queste icone qua che mostrano che tipo di giocatore sei. Che ne so, sei uno che uccide tanti minion nei primi 10 minuti, sei uno che fa tante kill, sei uno che... Tutte queste cose vengono segnalate, così che anche quando fate una normal... Scusate, mi chiamano da Milano, ovviamente sarà tipo Leni, quando fate una normal... Insomma, c'è modo di far vedere agli altri che tipo di giocatore siete, non solo attraverso il rank. E questa è la cosa fondamentale. Poi parlano delle nuove modalità di gioco, dicono che è molto difficile recuperare vecchie modalità e riportarle in auge, perché comunque dice i campioni cambiano, vengono aggiunti, ci sono nuovi bilanciamenti, dobbiamo sempre ripensarli, anche le vecchie modalità di gioco, no? E quindi è un po' difficile portarle. E poi alla fine parla di Unseal Ultimate Spellbook. La modalità di gioco che arriverà nel 2022, nella stagione 22. Cosa ne penso? Secondo me è molto figa questa roba, e sicuramente appena escono questi cambiamenti nel PBE li proverò tutti e ve li farò vedere tutti, quindi mi raccomando iscrivetevi per quella cosa là, mettete un sacco di mi piace a questo video se vi è piaciuto questo video, e ragazzi, io direi che ci possiamo lasciare con...
il drago Kemptank che arriva e ruggisce. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video.